I nostri telespettatori si sono un pochino divisi in settimana, vero Meris, sulla proprietà del Bologna. C'è chi dice Sì. diamo fiducia, c'è chi dice non diamo fiducia. Gastone, il capopopolo della rivolta, dice che questi non hanno i mezzi. C'è invece chi dice che sono i debiti dei Menarini e quindi la nuova società si deve ancora strutturare, dobbiamo ancora capire qui c'è una cosa. I Menarini si sono voluti liberare, che era una cosa che pesava, allora sono da condannare loro. Ho questo qui che non ha guardato niente, di dire l'importante era entrare nel mondo del calcio per i suoi interessi personali, perché in realtà, da quel che si sa, l'unico è proprietario di postazioni a livello di bagni al mare, mi dicono che siano magari di una certa importanza, tutto il suo valore è quello. Io credo che affrontare un campionato di Serie A con dei debiti come aveva il Bologna, e i Menarini se ne sono però liberati. Io dico questo, adesso andiamo magari da Nando Machiavelli e da Gloria, ci facciamo aiutare da loro, perché i Menarini sono tuttora pure loro tuttora imprenditori, quindi credo Gastone che per cedere la società delle garanzie le avranno chieste. Ma quali garanzie? Non lo so. Cioè, ma tu guarda Nando, oggi se tu dai aspetta. Sì, aspetta. No, scusa, il signor Gastone è persona informata dei fatti, quindi io mi astengo da qualunque commento perché rimango basito, in quanto noi che viviamo 24 ore al giorno qui dal mese di aprile del 1946, quando ho visto la prima partita del Bologna. Forse il signor Gastone non è proprio informato su tutto, però almeno quello io ve lo posso garantire. Io non ho mai visto una situazione così confusa, così tesa. Poiché che il signor Gastone si è informato delle proprietà di Porceddu, evidentemente è più bravo di tutti noi che da 4 mesi lo seguiamo passo passo e nessuno è riuscito a scoprire niente in più che una proprietà ipotetica su un fabbricato che vale 40 milioni di euro, ma che il comune di Cagliari gli ha detto che se lo può tenere perché ne vuole solo un quinto della parte, e per il resto ha vissuto di ipotesi, cioè della somma che ipoteticamente riceverà da Sky, perché ancora non è definita la quota. Si parlava di 30 milioni di euro, diventeranno 22 e ne mancano 8. Ma io poi ho detto quello che lei conferma, lui è proprietario di una... No, ma prima, scusi signor Gastone, io ho assistito anche perché abbiamo dei problemi di recessione, abbiamo perduto completamente tutta la parte di Forlì, mi dispiace, perché il signor Fabbri l'ho conosciuto qualche anno fa, ma lui non se lo ricorda perché ero in mezzo a un mucchio di altri giornalisti. Però tornando a bomba, senza voler polemizzare, noi qui ci stiamo chiedendo quello che il signor Gastone ha detto, ovvero perché il giorno 15 di luglio 2010 il signor Porcedda si è presentato a Casteldevole con la Serpina Rosso Blu, suo figlio, l'avvocato Maras e Carmine Longo, a venire a prendere per ora in giro, poi lui mi potrà rispondere, dico Porcedda. Certo. A lei cosa gliene frega se io sono venuto? Lei guardi, allora io vado a vedere che l'IRPEF è scaduta da 5-6 giorni e quindi ogni giorno che passa c'è una mora pesantissima, sono poi 3 milioni 800 mila euro. Poi i signori Menarini non hanno ancora visto una lira di quello che gli spetterebbe, sarà un accordo privato che dice gliele diamo nel 2011. Poi aspettano i soldi delle Spagnol per Osvaldo, anche quelli di là da venire. È una situazione che è incredibile, una squadra di Serie A. Poi può diventare credibile perché sono fallite la Propate, il Messina e compagnia cantante. Quindi è già fallito una volta il Bologna, quindi niente di drammatico. E dopo Tacopina, Ciacci e compagnia cantante ci siamo trovati in questa situazione che purtroppo fa sì che il Bologna perda credibilità sotto ogni profilo. Ma questo, Nando, effettivamente, al di là adesso delle ipotesi catastrofiche che anche scaramanticamente cerchiamo di allontanare, e al di là, come tu hai detto, delle certezze di Gastone, il punto è proprio questo, insomma, quali garanzie hanno portato ai Menarini questo nuovo gruppo per rilevare la società? Di fatto non si sa. È un dato di fatto, quello che dici è testuale, quello che 20 giornalisti dal mese, dal 15 di luglio, si chiedono quotidianamente. Poi che Porcedo non sia tenuto a rispondere è nelle sue facoltà assolute, però permetterà che i tifosi che
avevano visto con favore l'arrivo di questo imprenditore che non aveva fatto tante chiacchiere, ha detto che ci ha messo 15 minuti a prendere il Bologna. Sì. Beato lui, perché se a questo punto con 15 minuti ha convinto i Menarini vuol dire che erano veramente la canna del gas. Ti chiedo un'altra cosa allora, c'è qualche possibilità, ragiono ovviamente per ipotesi perché non sono dentro sì, la certo, realtà di dimmi. Bologna e quindi chiedo a te, c'è qualche possibilità qualora gli impegni non fossero onorati per un tot di tempo che il Bologna possa, che so, tornare ai Menarini se quello che hanno scritto Longo e Porceda non vale, perché intanto scusa, ha segnato l'Albino Leffe contro il Porto Gruaro, gol di Torri. Benissimo, intanto ho visto un gol di Bellucci, mi fa piacere perché ha fatto sì. 54 gol in 3 anni a Bologna e l'hanno buttato via come merce di riporto. Succede un po' dappertutto. Allora, sì. C'è questa possibilità, io devo dire che a chi assiste, a chi sente la mattina una trasmissione radiofonica con Gloria, è tempestata di questa serie di domande, lei lo può dire, e tutte vanno a finire, allora tornano i Menarini, lei cosa può dire? Noi non lo sappiamo, non sappiamo neanche noi come rispondere a questa domanda, effettivamente i dubbi ci sono, e come dicevate voi prima, mentre prima c'era anche tutta la fazione che diceva lasciamoli lavorare, diamogli tempo, adesso questi stanno calando perché li stiamo facendo lavorare e vengono fuori sempre più notizie negative. L'ultimo particolare per Gastone, la partita con l'Inter giocata il lunedì perché l'Inter aveva giocato la Coppa il venerdì. Ha segnato il Varese contro la Triestina, quindi Varese in vantaggio, gol di Pisano. Allora, la partita con l'Inter, guidata in panchina dal Prodo e Magnani, ha visto tre giocatori poter entrare con la squadra a 1 ora e mezzo dalla partita, perché il benestare della Lega è venuto 1 ora e mezzo prima dell'inizio della partita. Se si giocava di domenica, quei 3 giocatori non avrebbero potuto giocare. Siamo arrivati a questi livelli. Però vedi, io non faccio neanche una colpa specifica, perché questo qui se aveva da perdere, lui non ha niente da perdere, lui non ha niente, perché certo. Se mi presentavo io, dicevo, signori Menarini, sono disponibile a pigliare il Bologna, non ha niente da perdere, quindi lui è la stessa cosa, lui non allora, è... Allora i Menarini hanno detto, piuttosto che niente, le mie piuttosto, il termine.